Giorno 3, cominciamo proprio male, non per la pioggia, ma perché ieri sera Cheyenne ha preso, sembra una storta, non si sa, la zampa anteriore destra e sembra che l'abbia messa male, un buco, un sasso, non lo so. Pazzesco, ha fatto di tutto, niente, ieri sera proprio, mi è mancato un attimo l'appoggio, zoppica, e stamattina zoppicava ancora, e poi probabilmente niente di grave, perché già da piccolino si era lussato il dito di una zampa facendo un saltone, quindi probabile che sia una cosa che si risolva in qualche giorno. Il problema è che oggi dovevamo fare una tappa abbastanza impegnativa, comunque 15-16 km, ma sali, scendi, sterrate. Domani un'altra tappa ancora più impegnativa per arrivare a Europa, quindi andiamo tentennato un attimo il Michele, poi non ce la siamo sentita di farlo continuare, anche perché comunque così voleva dire proprio rischiare di rovinargli la zampa, comunque di da una situazione magari semplice o comunque risolvibile in poco, di creare invece una cosa ben più dannosa. E fosse stata l'ultima tappa probabilmente ci saremmo arrischiati, ma essendo ce n'è ancora due, no. E poi Santa Michela, perché mi ama tanto e perché così, siamo insieme da 23 anni, ci sarà un motivo, mi ha lasciato continuare da solo, quindi mia madre fortunatamente abita vicino qua e quindi è venuta a recuperarci, ha preso Michela Cheyenne, i ragazzi sono già lì da lei e io proseguo. Grazie Michela, davvero ti amo e so che tu ami me. Piove di brutto, bellissimo, però atmosfera surreale, sembra che adesso stia un po' diminuendo, mi sono beccato uno scroscio di quelli proprio 20 minuti paura, sa che ho bagnato anche le mutande, però vabbè, forza forza, un passo dopo l'altro con un pensiero a Michele Ace. Vabbè, si va. Aggiornamenti, sono praticamente arrivato dal paese di Donato, ho percorso più o meno 8 km sotto l'acqua che aumentava, diminuiva, adesso ho trovato questo, faccio vedere, questo abbeveratoio, sono al coperto e mi sono fermato un attimo per cambiarmi un attimo perché iniziamo ad avere un po' di freddo, quindi mi sono cambiato la maglietta, mi sono asciugato un po', adesso sta praticamente smettendo, quindi vedo un attimo, magari mi fermo qua, mangio qualche noce, frutta secca eccetera, uvetta, mi riposo un attimo e poi rivado. Triste senza Michele Ce, però vabbè, è diverso, viaggio diverso. Bello anche da solo, ma mi mancano perché erano con me, abbiamo iniziato insieme, non so, da un lato sono pentito ad aver proseguito da solo, dall'altro sono contento, è sempre così,
Yin e Yang, ci dobbiamo convivere sempre. Dai, pausa snack. Ok, ho fatto una sosta a Donato, dopo l'abbeveratoio praticamente ero entrato in paese, mi sono fermato in un bar, mi sono asciugato un po', mi sono riscaldato perché iniziavo ad avere un po' di freddo, ho bevuto un bel tè caldo, ho fatto due chiacchiere con la signora del bar, con gli avventori che alle 10 del mattino si bevevano la menabrea, che qua è proprio di biel. E ho fatto un altro bel acquazzone forte forte, quindi sono rimasto lì ancora un po'. Ora sono quasi le 10:30, vabbè, d'altronde insomma adesso ho ricominciato a camminare, piove poco, ma c'è una nebbia, è davvero surreale camminare così. Devo dire che non l'avevo mai fatto per lunghi tratti, cioè la camminata sotto la pioggia, la corsa sotto la pioggia la fai, ma una camminata effettivamente così lunga, proprio consapevole, non l'avevo mai fatta. Quindi un'altra bella esperienza, bagnata ma bella. Adesso vi faccio vedere un po' di percorso. Sto uscendo, ancora un po' abitato, ma per farvi vedere il clima. Forza che si va. Sono appena rientrato nel bosco, è successa una cosa incredibile, non ho ripreso perché non mi sembrava il caso in quel momento lì, ma c'era una sorta di rete, ma sembrava una rete da pesca, ma ovviamente qui la rete da pesca, tanto per darvi un'idea, che c'era incastrato dentro un, non so dirvi se era un lupo a chiotto o una volpina. Non aveva, sono appena entrato nell'acqua col piede. Non aveva il, era più grigio, sembrava più un lupo. Non so poi se ci sono proprio lupi qua, mi documenterò, ma forse era una volpe. Però non era rossa, non lo so. Era incastrato in questa rete con la zampa. E allora con grande attenzione che non mi mordesse, mi ha strappato un pezzettino di pantaloni, ma fortunatamente mi ha appena sfiorato con i denti sono riuscito pian piano a tagliare la corda col coltellino e così è scappato. Mamma mia, che momento forte! A casa un lupo e ne salvo uno. Oh, ma sarò sapete, sono proprio deficiente. Bip, adesso mi tagli. Boh, che emozione fortissima, mi batte ancora il cuore. Mi guardava spaventato. O spaventata, boh. È stato fortissima come cosa. Scappato via di corsa appena l'ho liberato. Mi batte ancora il cuore dall'emozione. Probabilmente alla lunga sarebbe morto se non l'avesse liberato qualcuno. Ecco, da come è scappato, non penso avesse problemi alle zampe, anche se tirava come un forsennato mentre si divincolava. Vabbè, sono sempre emozioni. Scusate, sembro un deficiente a parlare, ma sto salendo e sono ancora emozionato, quindi non riesco a formulare bene le frasi. Adesso vi faccio vedere questo tratto che è veramente incredibile. Poi con la pioggia e la nebbiolina. Wow!
Che emozioni. Ciao Giovanna. Oh, sono arrivato alla B&B Belle Époque di Graglia. Non sono ancora andato a vedere il santuario perché piove ancora. Sono arrivato fradicio, ma fradicio proprio di brutto perché le previsioni alla fine davano un miglioramento nel corso della tarda mattinata, ma il miglioramento non c'è stato, in realtà non c'è ancora adesso. Perché alternava mezz'ora di, diciamo, di pioggerellina leggera, mezz'ora di proprio di acqua torrenziale. Quindi mi sono bagnato tutto, il poncio, diciamo, da 5 euro del Decathlon non ha fatto il suo dovere, ma poverino, 5 euro posso anche capire, nel senso che fino a che piovigginava teneva, quando proprio c'era il diluvio mi sono bagnato anche le mutande. E anche il coprizaino fino a un certo punto sì, poi qualcosina si è bagnato, però vabbè, adesso sono qua, mi sto facendo una bella doccia calda, steso le cose ad asciugare e adesso aspetto un po' che smetta, se smette come previsto spero, e così mi vado a fare un giro al santuario e poi si prevede una giornata di noia, perché se non si fa niente sto qui in stanza e leggo. Rimpiango che non ci sono Michele e Ce. Ora ho sentito Michele, ha detto che Ce Jens è già decisamente meglio, quindi ci fa girare un po' le balle. Nel senso che adesso sono a casa di mia mamma, che tra l'altro abita vicino a Santià, quindi è il punto di partenza del percorso. E niente, sembra tutto contento. Ha rivisto Mayan giocato e maledizione a lui. Però stamattina effettivamente non era, cioè sarebbe stato da pazzi farlo proseguire. Tra l'altro la terza tappa è veramente impegnativa, sali, scendi, salite anche con pendenze notevoli e soprattutto il fatto che diluviava ha reso tutto più complicato, comunque un po' più faticoso. Adesso vediamo un po' in divenire la situazione, ma come sempre per noi, nel senso che ci adattiamo, se effettivamente entro stasera vediamo che Michela valuta che Cheyenne non zoppica più ed è a posto, si può pensare di farla riaccompagnare domani mattina qui o anche stasera, in modo da venire con noi, da venire con me, da fare l'ultima tappa insieme almeno. Beh, adesso vediamo. Vi teniamo aggiornati. Intanto vi faccio un riposino. Dopo un bel sonnellino, eccomi qua, sono arrivato al santuario di Graglia che è proprio attaccato alla B&B. Qui vicino ci sarà anche il ristorante convenzionato diciamo, col menù del pellegrino dove potrò mangiare. Adesso vado a dare un'occhiata. Per quanto riguarda Michi e Ce, niente, Ce adesso è decisamente migliorato, nel senso che è a casa di mia mamma in giardino, tranquillo. Michela dice che si muove praticamente quasi bene, benissimo anzi, e ogni tanto tira su un po' la zampa, probabilmente. Quindi da un lato eravamo tentati di
di riunirci, di ricongiungersi per la tappa finale di domani, però poi ragionandoci su, anche fosse semplicemente un'infiammazione, stesse regredendo, domani fargli fare 15 km molto impegnativi, perché l'ultima tappa è davvero impegnativa, 800 metri di dislivello, sali, scendi, forse un po'. Boh, noi viviamo il cane come una persona di famiglia e non solo come un animale, di quelli che stanno fuori in giardino legati alla catena, e quindi ragiono così anche per lui. E ci rode soprattutto a Michela, che è rimasta a casa, e boh, siamo molto combattuti, però alla fine penso sia la scelta più sensata. Alle volte bisogna mettere da parte orgoglio e voglie e fare delle scelte più sensate, forse. Si impara sempre, no? Da tutto quello che accade nella vita. Dai, un giro al santuario adesso.